Allora, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Allora, io ringrazio intanto Giulio e Enrico per l'invito di oggi. Io sono Samantha Fontempelli, sono una terapista occupazionale e lavoro al centro Cardinal Ferrari di Fontanellate in provincia di Parma, prevalentemente con pazienti sia adulti che in età evolutiva, con sia patologie disabilitanti che gravi cerebrolesioni acquisite. Allora, io ho voluto chiamare questo intervento da grande vorrei essere autonomo, riprendendo un po' uno studio che avevamo fatto con i nostri ragazzi, dove appunto era stato chiesto una domanda che magari è molto scontata, che si fa ai bimbi, ovvero da grande cosa vorrebbero essere, e spesso la risposta è un mestiere. Invece io ho voluto mettere appunto la parola autonomo perché spesso questo è quello che ci richiedono un po' i nostri bimbi ed è anche l'obiettivo, quello un po' più difficile sicuramente da raggiungere. Ma prima di partire e descrivervi un po' la ragazza che vedremo, volevo un po' fare un po' un discorso sulla parola autonomia. Perché spesso noi siamo abituati a vedere la parola autonomia, a reputare una persona autonoma quando è in grado di portare a termine qualcosa, di riuscire a fare una determinata azione. Però spesso e volentieri, anche se tornando proprio all'enciclopedia, autonomia vuol dire qualcosa di molto più grande, ovvero cioè cercare di dare alla persona non solo la possibilità di fare qualcosa da solo, ma il diritto e il potere di autoregolarsi e la propria indipendenza di agire. Quindi ovviamente se noi andiamo solo a vedere l'etimologia della parola capiamo che ridurre l'autonomia solo a far da soli è molto riduttivo, perché io quando cerco di rendere autonoma una persona che sia in età evolutiva o adulta vado a lavorare anche su altri molteplici aspetti, forse un po' più psicosociali, ovvero la libertà di pensiero, di azione, di scelta, l'indipendenza su cosa, come e quando fare una determinata azione, l'autostima, cioè portare la persona a saper individuare quelli che sono i propri punti di vista positivi, trarre l'aspetto positivo, volersi continuamente migliorare, e non per ultimo la fiducia in se stessi, ovvero l'essere in grado di poter riuscire a saper affrontare tutti gli eventi che ovviamente si vanno a rinforzare e autoalimentare. Ma ovviamente la nostra autonomia non dipende solo ed esclusivamente ovviamente dalla persona, sarebbe fin troppo semplice. Ovviamente è una concatenazione di più elementi e la terapista occupazionale sicuramente quello che rientra è la persona, l'ambiente, quindi il contesto, quanto è importante avere un contesto che ci sorregge e anche le occupazioni, le attività di vita quotidiana. Ma cosa può accadere se ovviamente una di queste aree risulta deficitaria? Come posso tornare ad avere un livello che mi soddisfi? Quali strumenti mettere in atto? Ovvio che se io ho una più difficoltà in una di queste aree, il mio successo ovviamente diminuisce. Ma allo stesso tempo oggi possiamo giostrarci anche fortunatamente su una maggiore disponibilità di molteplici sfaccettature di apprendimento. Quindi fatto un po' questo discorso, adesso devo entrare un po' più nel vivo e presentarvi Chiara. Chiara è una ragazzina ormai di 17 anni e ha avuto esiti di encefalite necrotico-emorragica da infezione H1N1 da meningococco, comparsa nel 2009. Chiara è una ragazzina che comunque ha un lessico ovviamente in parte che fa fatica, ha problemi motori ovviamente diversi ma che colpiscono maggiormente il lato destro, infatti ha questo arto superiore destro paretico, inflessione di gomito e di polso e ovviamente il cammino è permesso tramite tutori, assistito e per lunghi tragitti attraverso la carrozzina. Da chi è circondata Chiara? Allora, Chiara vive con i suoi genitori, la sorella maggiorenne, a cui è molto molto legata, e purtroppo nel 2017 il papà rimaneva vittima di un'emorragia cerebrale che gli ha lasciato afasia ed emiparesi. Però fortunatamente Chiara ha anche un apparato scolastico che la sorregge, dove ha un insegnante di sostegno e un'educatrice e compagni che l'aiutano, con il quale Chiara può condividere anche attività extracurricolari. Riguardo invece alle occupazioni, ovviamente Chiara permane la necessità di aiuto in tante attività, però grazie ovviamente a delle strategie e a degli strumenti tra cui un comunicatore donatoci da appunto il Paycare in dotazione dal 2019 è stato possibile rendere fruibili alcune attività ovviamente della vita quotidiana, tra cui anche gli apprendimenti e attività di interesse. Ovviamente da questo diciamo, quadro si deduce che Chiara è tantissime cose e ovviamente però anche molte difficoltà. Difficoltà nell'ambito motorio, difficoltà nell'ambito cerebrale e ovviamente queste difficoltà la portano ad avere anche quella che è una difficoltà comunicativa.
Tutte queste difficoltà ovviamente cosa ci portano? A un minor svolgimento delle attività, a un minor livello di partecipazione e soddisfazione e a una minore voglia anche della persona di creare quella che è una propria identità personale. E questo ovviamente ha fatto sì che Chiara venisse introdotta all'interno ovviamente di un trattamento riabilitativo multidisciplinare, perché come abbiamo detto prima, ogni persona nella sua unicità ha vari tasselli ed è giusto che se vogliamo raggiungere un obiettivo non sia solo una figura, ma un insieme. E quindi sicuramente vediamo il fisioterapista per quello che è l'incremento ovviamente dei rami articolari, del cammino, del potenziamento degli arti superiori, la psicomotricista per quello che è l'incremento ovviamente anche di quello che è lo schema corporeo, la percezione di sé, la percezione dello spazio, l'ortottista per la punta visiva e la strategia esplorativa, perché una cosa che non avevo detto prima, comunque Chiara ovviamente da questa infezione ha avuto anche un risentimento cognitivo ma anche delle difficoltà visive, la logopedista che ovviamente ci aiuta non solo nel migliorare e potenziare l'accesso al lessico ma anche a noi anche terapisti occupazionali per aiutarci un po' a come poter decidere e improntare anche gli apprendimenti, e la neuropsicologa soprattutto in questo caso anche come supporto e caregiver ma anche Chiara per le sue emozioni, per tutto quello che è l'aspetto psicologico. E in questo trattamento ovviamente ci rimane quel terapista occupazionale e come poterci ovviamente implementare. Sicuramente quello che abbiamo voluto, con il quale abbiamo voluto lavorare con Chiara è stato sicuramente incrementare i livelli di autonomia sia nelle attività che noi chiamiamo ADL primarie, quindi come un igiene alla bambina, un trucco, una restrizione, l'alimentazione, in ADL secondarie o strumentali, come abbiamo detto prima, quindi l'organizzazione e la fruibilità degli apprendimenti, attività pratiche di interesse, attività come uso del telefono, ascoltare la musica, e per ultimo, ma non meno importante, ovviamente l'addestramento ai caregiver e alle figure assistenziali sulle attività svolte e quelle le strategie individuate. Ovviamente però abbiamo detto questi ok, sono gli obiettivi, li abbiamo condivisi, ma a quale strumento, come poter arrivare al giusto adattamento e strategia da dare a Chiara? Allora, ci siamo un po' basati su questa scala che magari molti di voi conosceranno, che è l'AMS, e l'AMS in modo particolare, Assessment of Motor and Process Skill, è una scala di valutazione che permette appunto di andare un po' ad integrare quelle che sono alcune competenze. In modo particolare abbiamo 16 competenze motorie che fanno riferimento a come la persona è in grado di muovere se stessa e gli oggetti nello spazio, e procedurali, ovvero come la persona è in grado di interagire col materiale necessario, di intraprendere o concludere una fase di una determinata attività e capire anche come adattare una propria performance. Ok, abbiamo preso questo come spunto, però rimane sempre la domanda quali strumenti adottare. E ci siamo ovviamente fatti un po' di domande, perché mettendo insieme le abilità motorie e quelle cognitive ci risultava la strada migliore quella di un ausilio, cioè uno strumento che in qualche modo potesse aiutare Chiara nella sperimentazione motoria, nel facilitargli una determinata azione. Però questo ci andava a togliere l'interazione, cioè ok, sono in grado di fare una determinata attività, ma ho una difficoltà anche comunicativa nel poterlo esporre. E quindi invece mettendo insieme abilità cognitive e comunicative abbiamo pensato a un comunicatore. Il comunicatore che mi aiuta ad avere un maggiore accesso al lessico, una maggiore facilitazione nel recupero delle informazioni, però mi toglie la sperimentazione motoria. Quindi come spesso un po' si dice, ovviamente la verità sta un po' nel mezzo, quindi siamo arrivati poi alla conclusione che la strategia migliore per Chiara fosse quella di unire un ausilio e il comunicatore, cioè associo a quello che è una sperimentazione motoria facilitata, che mi dia un successo, anche uno strumento che mi aiuta però a capire le sequenze di quella determinata attività e soprattutto a condividerla anche quella che può essere con i nostri pari. Ne abbiamo parlato ovviamente in tutta la mattinata, quindi passo veloce su queste slide, però giusto per capire ancora di più, per comunicatore dinamico si intende appunto quello strumento che mi permette in qualche modo di creare anche delle matrici, diciamo, comunicative e attraverso ovviamente vari modi di accesso. In modo particolare il comunicatore rientra poi nella definizione, diciamo, più attuale, ovvero quella che viene definita come l'assistive health technology, ovvero quando lo strumento diventa però una parte integrante in cui le competenze, i servizi, le attività professionali concorrono ad aumentare quello che è il benessere, l'autonomia e il miglioramento ovviamente del funzionamento della persona. Ma cosa c'è già presente ovviamente in letteratura? In letteratura ovviamente non è nuovo sapere che il
dittatore viene reputato come uno strumento altamente importante nella vita di qualunque persona che soffre di una minimazione, ma come strumento non solo importante per lavorare appunto sul comunicare, ma anche su fattori psicosociali, ovvero come l'autostima, quella che può essere l'adattabilità, la capacità della persona di appunto comunicare e partire da una propria scelta. E quindi sono molteplici, come dicevo, gli studi che permettono di vedere quanto sia importante e quanto possa cambiare magari introdurre uno strumento di questo genere anche in età prescolare. Quindi da questo cosa possiamo dedurre? Che volevamo dare magari un aspetto anche diverso del comunicatore, ovvero comunicare ma non solo. E in modo particolare a Chiara è stato dato appunto... Scusate, si è aperta la pagina. È stato dato un Helpy Tablet con appunto il software CD3 e con il quale abbiamo permesso di fare ulteriori attività, tra cui apprendere in maniera... E apprendere in maniera facilitata ma efficace, e qui come potete vedere ci sono stati ovviamente un lavoro insieme all'insegnante di sostegno e all'educatrice per ricreare tutti quelli che sono stati degli apprendimenti, perché anche qui bisogna pensare che spesso si pensa a riorganizzare il materiale scolastico, ma ovvio se io ho delle grandi difficoltà non solo motorie ma anche procedurali, magari devo pensare di somministrare del materiale in maniera differente, quindi quello che può essere attraverso un video o attraverso semplicemente delle slide, e anche sottoporre ovviamente il materiale in maniera diversa. Se io ho una difficoltà magari motoria che non riesco ad usare ad esempio anche una birra, anche solo adattata, permettermi di poter però sottoporre lo stesso ad interrogazioni, verifiche in maniera adattata. Abbiamo visto ad esempio invece organizzare il tempo libero e le correlate attività di interesse, quindi ad esempio in questo caso vedete la passione di Chiara per la musica, per le foto, per alcuni giochi. Quando però un'interfaccia, seppur adattata, può diventare difficile come uno YouTube, cercare ovviamente un modo per adattarlo. In questo caso ad esempio nel caso della musica si sono messi magari i cantanti principali che piacciono a Chiara e lei con un tocco che riesce però a gestire può ascoltarselo in autonomia. Però ad esempio abbiamo visto facilitare la gestione di ulteriori diversificati dispositivi tecnologici come può essere un telefono o una TV, e quindi tutto questo per dire rinforzare quello che è le abilità procedurali e le funzioni esecutive, quindi potenziare di conseguenza le autonomie e cercare di dare a questi ragazzi una scelta consapevole, perché spesso si ritrovano magari a dover fare quello che magari una persona gli impone e non è così scontato che loro possano scegliere in autonomia cosa voler fare in quel determinato momento. Quindi ovviamente, ad esempio in questo caso lei ama molto la cucina, quindi abbiamo fatto una parte chiamata proprio ricettario di Chiara, in cui abbiamo messo alcune delle sue ricette più, diciamo, che gli piacciono di più, quindi partire appunto, selezione in autonomia, cosa voglio fare oggi? Oggi voglio cucinare, quindi apro magari il mio ricettario. Ho bisogno, individuo il materiale necessario, in questo caso ad esempio è stata formata una griglia in cui appunto Chiara, facendo fatica ovviamente anche con l'accesso al lessico, sono stati messi vari ingredienti e se lei magari non riesce a dirmelo ovviamente a voce andando a cliccare gli viene in mente di nuovo la parola. Quindi quello che dicevamo prima, scelgo in autonomia l'attività, decido come portarla avanti e a questo unisco la sperimentazione motore. Quindi in questo caso vedete Chiara fare una piedina che per noi può essere molto semplice, ma in una delle foto vedete invece l'ausilio per un coltello a delle che facilita l'esperienza motoria. Quindi che intervento è stato fatto? È stato fatto un intervento in cui si è visto un utilizzo costante e delle modifiche per anche di un comunicatore insieme all'esperienza motoria. Questo integrare anche lo strumento nelle varie equipe multidisciplinari, perché ovviamente lo strumento non è stato usato solo da noi TO, ma è stato usato anche dall'ortotista per fare esercizi visivi piuttosto che dallo psicomotricista e, come abbiamo detto prima, anche l'addestramento ai caregiver. Ma per andare ovviamente a misurare questo intervento e capire se effettivamente il comunicatore poteva avere anche questa valenza, sono stati usati prevalentemente tre strumenti di misurazione, tre scale che molti di voi conosceranno, le vediamo
in breve, ovvero abbiamo l'IPA, che è la scala che permette di andare a valutare quella che è l'efficacia percepita rispetto all'ausilio, ed è formata prevalentemente da due interviste che vengono somministrate. La seconda deve essere somministrata almeno a 3 mesi di utilizzo dello strumento e permette di andare a individuare al massimo 7 attività in cui viene dato un punteggio da 1 a 5 in termini di importanza e difficoltà, dove ovviamente uno è niente importante o difficile, 5 è il massimo. E quindi cosa succede? Che poi viene fatta la seconda intervista e dalla differenza dei due punteggi si ottiene quello che viene denominato come l'indicatore IPA, che può andare da meno 20, 0 più 20, quindi ovviamente meno 20, massimo aumento di difficoltà, 0 normale, più 20 invece l'ausilio mi ha aiutato a diminuire quelle che erano le mie difficoltà. La seconda invece è la CAST, che è una scala invece che va a valutare la soddisfazione rispetto all'ausilio e al servizio, quindi in realtà non valuta la prestazione dell'utente con l'ausilio, ma quanto l'utente è soddisfatto di alcune caratteristiche dell'ausilio. E in modo particolare si divide appunto in 3 parti, le prime 2 su ausilio e servizio, dove abbiamo un punteggio da 1 a 5, dove 1 vuol dire pienamente soddisfatto e 5 è il massimo, e viene chiesto anche di andare a dare almeno 3 elementi che sono stati ritenuti importanti di quel determinato ausilio. E infine abbiamo invece la PIAZ, che invece è una scala formata da 26 domande, quindi è un po' più impegnativa, che invece ci permette di andare a valutare quanto l'ausilio ha avuto un impatto psicosociale, quindi quanto l'ausilio è stato in grado di andare ad agire su quella che è l'adattabilità, l'abilità, l'autostima. E anche questo abbiamo un punteggio da meno 3 a più 3, dove meno 3 è l'ausilio, ha diminuito molto la mia competenza, e più 3 invece l'ha aumentata. Queste schede però a chi sono state sottoposte? Ovviamente non sono state sottoposte a Chiara, perché erano estremamente difficili e avremmo rischiato ovviamente di avere quello che può essere un effetto soffitto, ovvero magari dei punteggi troppo elevati. Sono state invece somministrate alle figure invece assistenziali che hanno avuto modo di usare maggiormente il comunicatore con Chiara, quindi prevalentemente l'educatrice e l'insegnante di sostegno. E cosa è venuto fuori? Dall'indicatore della scala di valutazione IPA è venuto fuori che sia da parte dell'educatrice che dell'insegnante di sostegno abbiamo avuto 2 punteggi abbastanza elevati, vicino al 20, quindi vuol dire che anche loro, a maggior ragione da esterno, hanno percepito una riduzione delle difficoltà. Per quanto riguarda anche la CAST, sia da parte dell'educatrice che dell'insegnante di sostegno, abbiamo visto che ci sono stati punteggi molto elevati, quasi vicino al 5, e questo vuol dire che è molto importante, perché anche in termini dell'educatrice e dell'insegnante di sostegno, con l'ausilio sono state soddisfatte rispetto alle caratteristiche, un aspetto non scontato, perché bisogna tener conto anche di che ausilio si dà e delle caratteristiche. E in modo particolare sono poi riemersi nei punti più importanti, entrambe le figure hanno riportato come aspetti importanti le dimensioni, la durabilità e poi il peso e l'efficacia. Infine, anche in entrambe le PS sono fuoriusciti dei punteggi vicini all'incirca al 2, e questo ci fa capire che anche sia l'educatrice che l'insegnante di sostegno hanno percepito anche un miglioramento in aspetti sociali di Chiara. Quindi Chiara si è sentita, grazie al comunicatore e a riuscire a fare questa attività, anche più sicura, con un'autostima maggiore e una fiducia maggiore in se stessa. Quindi cosa ci ha permesso di vedere ovviamente questa osservazione? Di sicuro non di avvalorare, ma almeno un po' di supportare quello che già un po' la letteratura ci diceva, ovvero che il comunicatore deve essere ritenuto come uno strumento importante all'interno dell'intero abilitativo, un facilitatore nell'esecuzione motoria e procedurale, può essere un aiuto nella riduzione di fattori psicosociali negativi e un aiuto di quelli positivi, che però ovviamente la più efficacia, come abbiamo detto prima, torniamo a quello che abbiamo detto prima, quindi persona, ambiente e occupazione, dipende anche dalla partecipazione di coloro che hanno a che fare con l'ausilio, non solo l'utente. E ovviamente siamo arrivate a delle conclusioni, sia limitazioni che punti di forza. Limitazioni ovviamente che questa osservazione ci permette di supportare appunto la letteratura, però ovvio che l'osservazione di un singolo caso è poco. E un'altra cosa importante è che noi abbiamo avuto l'impossibilità di poter seguire anche Chiara a domicilio, nel senso che noi l'abbiamo potuta seguire solo ovviamente quando lei viene a fare il trattamento, quando in realtà sarebbe molto bello poter vedere e incrementare anche questi utilizzi anche a domicilio, perché sennò si rischia che, per quanto anche le figure siano attente, ma per tempi, per varie cose, comunque Chiara, l'abbiamo visto anche prima, ha un contesto familiare importante, non
vengano poi effettivamente incrementate. Limitazioni dello strumento è ovviamente chiara anche per le sue caratteristiche ovviamente motorie, ha bisogno che lo strumento sia appoggiato, necessita ovviamente della rete internet per poter andare a vedere ovviamente alcune, soprattutto per quanto riguarda gli apprendimenti, quindi i collegamenti con YouTube, e l'impossibilità di poter gestire ovviamente l'intero aspetto emozionale. L'aiuta ovviamente a sentirsi più sicura, ma ovviamente non a gestire tutto quello che può essere un apparato emozionale. Punti di forza sicuramente: l'integrazione ovviamente di questo strumento, come ho detto prima, all'interno di un equipo multidisciplinare, e la disponibilità anche a molteplici confronti con le figure assistenziali che ci hanno permesso di capire anche se quello che noi stavamo facendo in base a quello che Chiara viveva anche in ambiente ovviamente extra riabilitativo fosse corretto, ci fosse da cambiare. Quindi a questo si collega poi ai punti di forza anche dello strumento, cioè questi strumenti ci permettono di avere appunto questa programmazione just in time e la possibilità anche di poter effettuare modifiche immediate, quindi una risposta più attiva e precisa a quelle che viene richiesto dall'utente. Quindi in base a questo quali proposte per il futuro? Sicuramente implementare l'utilizzo di una tecnologia assistiva non solo appunto per il comunicare, ma come sostegno alle autonomie, aiuto a livello delle funzioni esecutive, la facilitazione visiva nei diversi livelli di comunicazione, una funzione di iniziativa comunicativa, un sostegno della comprensione, dello sviluppo cognitivo e una funzione anticipatoria anche all'acquisizione di nuove competenze. Io mi piace sempre un po' terminare con questa frase, perché penso che un po' ci rappresenti un po' tutti coloro che lavorano un po' in questo ambito, nel senso che spesso, che sia un adulto o un bambino o un ragazzo in età lavorativa, spesso non si può tornare indietro e cambiare l'inizio, cambiare la loro patologia, la loro difficoltà, ma noi possiamo ricominciare da dove siamo e possiamo aiutarli non a cambiare, ma almeno a migliorare il finale. Grazie a tutti.